Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale. Oggi la dedichiamo all'accorato appello lanciato dai componenti del Comitato del Porto di Gela. Hanno scritto al presidente della regione, Rosario Crocetta, chiedendo di intervenire immediatamente in merito allo stato di abbandono in cui versa la struttura marittima. Hanno preso carta e penna e hanno scritto alla Presidente della Regione siciliana, il giovese Rosale Cruzet. Loro sono i componenti del Comitato Porto del Golfo di Gela, operatori portuali, pescatori che da diversi anni portano avanti un'unica battaglia, quella di avere un porto rifugio agibile e fruibile con tutti i servizi connessi che un porto richiede, così come accade in altri siti siciliani bagnati dal mare, perché un porto agibile richiama numerosi fruitori e offre la possibilità agli operatori di lavorarci ogni giorno. E ogni Giorno i pescatori possono utilizzarlo così come i turisti ed invece il porto è all'abbandono. A Crocetta si chiede di intervenire per realizzare un porto che sia decoroso per la città. Negli anni si legge nella lettera, tutti i comitati portuali hanno intrapreso una strada per cercare di spingere la politica a intervenire. Ma la politica ha dimenticato la parola porto di Gela e rimarcano i firmatari della missiva. Si è solo occupata di industria, ma il comparto industriale è fermo e dunque ad oggi. L'unica alternativa di sviluppo economico per la nostra città è legata al porto. Caro Presidente, scrivono, non dimentichi l'orgoglio di essere gelese, lo stesso orgoglio che l'ha portata a guidare la nostra isola. Intervenga subito al fine di creare una prospettiva di cambiamento per Gela. Le chiediamo di intervenire con la massima urgenza al fine di far finanziare i progetti da coloro che fino ad oggi nel territorio hanno solo e esclusivamente fatto i propri interessi. I progetti sono pronti. Gela merita di avere una struttura portuale. Speriamo che lei, caro presidente, non abbia perso quell'orgoglio di essere gelese, perché noi non lo perderemo mai. La vicenda del porto di Gela oramai si trascina da tantissimo tempo. Da una parte c'è un progetto pronto che spetta il finanziamento per diventare esecutivo, dall'altra c'è invece un porto completamente insabbiato e un'economia marinara completamente al collasso. Riunioni su riunioni, ma nulla ancora si muove, tutto fermo, e chi ne piange le conseguenze? sono proprio loro gli operatori marittimi. Un'energica azione amministrativa finalizzata a reprimere sul nascere nuovi casi di occupazione abusiva degli alloggi popolari a Gela l'hanno intrapresa il Comune e le forze di polizia territoriali con il coordinamento della Prefettura. È stato elaborato un protocollo di intervento che risulta basato sull'immediatezza dello sgombero. Questo infatti viene attuato in tempo reale senza alcun indugio, non appena viene acquisita la notizia di eventuali occupazioni abusivi del, degli immobili. Questo modo di operare, ha detto il sindaco Domenico Messinese, consente non solo di garantire i diritti dei legittimi assegnatari degli alloggi, ma nello stesso tempo permette anche di attuare quei principi di sicurezza percepita che costituiscono il fondamento della cosiddetta attività di prevenzione generale a cui risulta finalizzata ogni azione amministrativa repressiva. La modalità operativa adottata, ha rivelato il comandante della Polizia Municipale, Giuseppe Monta, è già stata positivamente sperimentata ed ha portato in una sola settimana allo sgombero di tre diversi alloggi. Le operazioni sono state eseguite in modo tempestivo e risolutivo dalla Polizia di Stato, dai carabinieri e dalla Polizia Municipale di Gela assieme agli uffici eh, tecnici comunali. L'azione sinergica di questi organi pubblici, ha detto l'assessore eh, all'urbanistica Francesco Salinitro, di volta in volta avvicendatisi nei tre diversi interventi ha consentito di garantire ai legittimi assegnatari degli alloggi non solo la tutela di diritto alla casa, legittimamente conseguito, ma anche la sicurezza di poter lasciare momentaneamente incustoditi i propri immobili per attendere alle incombenze della vita quotidiana. Educare a rispetto delle regole, alla legalità, una materia che non si studia soltanto tra i banchi di scuola, ma che si crea e si sviluppa sul territorio attraverso la promozione della cultura dell'imprenditorialità. Un intento comune, quello promosso dalla Prefettura e dall'amministrazione comunale, che insieme alle forze dell'ordine, l'Associazione Nazionale Magistrati, l'Ordine degli Avvocati, si sono riuniti nella stanza del Prefetto Maria Teresa Cucinotta per presentare alla stampa il seminario Lo sviluppo e le regole Il futuro per Caltenissetta. Artigianato, agricoltura, risorse culturali ed ambientali, innovazione tecnologica sono i settori che vedranno coinvolti i prossimi 13 e 14 maggio gli studenti delle scuole superiori e delle università in delle vere e proprie giornate formative all'insegna della legalità. Bisogna avvicinare i giovani alla legalità, eh, trasfondendo in loro eh, quelli che sono i concetti che il rispetto delle regole conviene sempre, che può essere anche propedeutico a fare impresa come quello che vogliamo dimostrare noi con questo convegno. Si può fare impresa, si può sviluppare il territorio, si può anche avere una proiezione verso il futuro dei giovani. Rispettando le regole e avendo consapevolezza che solo col rispetto delle regole si può ottenere anche il rispetto del territorio e degli altri. Nasce proprio dall'idea che il concetto di legalità deve essere declinato nel coinvolgimento del territorio e in una concretezza di azioni che deve vedere da un lato il protagonismo dei giovani perché sono loro il futuro della, del nostro territorio e tutti gli enti e le istituzioni che sono coinvolte a vario titolo nel garantire il rispetto delle regole che si affiancano ai giovani. Credo che questo concetto di sussidiarietà orizzontale ehm, per la prima volta si concretizza anche nel nostro territorio e ci rende più normali, più vicini ai modelli di sviluppo europei che ci devono appartenere perché anche noi facciamo parte dell'Europa. Una collaborazione tra scuole ed istituzioni che verrà in seguito sottoscritta attraverso la firma di un protocollo d'intesa le istituzioni per l'educazione e la legalità a termine delle due giornate formative. Una permuta fra volumi edilizi in aree compatibili è la proposta avanzata dalla Giunta Comunale di Gela ai proprietari per acquisire la Torre di Manfria e i terreni circostanti per i quali l'archio club ha denunciato lo stato di degrado. Questa modalità di azione è stata proposta anche per altri immobili di interesse culturale e altri eh, privati eh, cittadini. Proprio perché consapevole di questo rischio e perché sensibile ai beni culturali e monumentali della città, ha detto l'assessore Francesco Salinitro, questa amministrazione comunale ha già incontrato fin dal dicembre scorso i proprietari della torre e dei terreni circostanti. Abbiamo ottenuto una prima risposta di disponibilità generale, ora siamo in attesa che ci venga formulata una proposta più precisa sulla quale discutere in concreto e in modo conclusivo. Non ne abbiamo parlato prima, fedeli al principio della riservatezza, sino alla conclusione delle operazioni. Lo facciamo ora, ha concluso il componente della Giunta, per rispondere alla petizione di Archioclub che ci chiama in causa e che potrebbe essere funzionale, soprattutto in modo che la Regione possa muoversi nella direzione dell'acquisizione e del restauro del monumento cinquecentesco. E adesso parliamo dell'iniziativa che si è svolta ai bagni greci di Caposoprano, ha ripulito l'impianto termale risalente al IV-III secolo a.C., venuto alla luce nel 1957. Associazione di volontariato, cittadini italiani e stranieri, tutti assieme nell'ambito della giornata dedicata alla rigenerazione urbana. Ieri mattina hanno ripulito l'area dei bagni greci a Caposoprano. Si tratta di uno straordinario esempio di impianto termale risalente al IV-III secolo a.C. venuto alla luce nel 1957. È un'iniziativa eh, importante perché il sito da tempo purtroppo a causa della mancanza di fondi risultava in stato di abbandono. Abbiamo proceduto al cambio della tabellonistica che su, risultava appunto rovinata e alla pulizia delle aiole e alla pulizia appunto all'interno dei bagni greci. Un sito interessante, eh, tra i più importanti nel mondo greco, tra i pochi esempi appunto di impianto di tipo termale e che descrive una di quelle fasi della città, quella tra il IV e il III secolo, eh, forse poco conosciuta ma di grande valore. All'interno dell'Aila ci sono e giovani archeologi che si rendono conto quando sia delicato e vulnerabile il sito. E quindi si fanno questa operazione con molta cura e con molta attenzione e, e, e sicuramente saranno più sensibili un giorno a questi siti stessi. L'iniziativa rientra nel calendario della quarta edizione della Primavera dell'Arte. Siamo qui per eh, portare eh, per rivalutare un po' la uno spazio dimenticato dalla cittadinanza, e quindi siamo qui tutti giovani e adulti per portare valore a, un, a uno spazio, a un sito archeologico che era stato dimenticato un po' da tutti. Credo che questi qui siano i primi passi, appunto, per far rinascere e eh, far ricordare a tutti quelle che sono le nostre, le nostre radici e quindi la nostra storia. È molto, molto bello, diciamo, dare un contributo alla nostra città direttamente per un sito che è comunque molto importante di IV secolo e che andrebbe valorizzato maggiormente non solo dal punto di vista della pulizia ma anche dal punto di vista del, della, della fruizione per, per dei beni culturali che sono di, hanno questo valore molto grande. Per noi è importante dare il contributo alla città e in questo modo rendiamo, proviamo a rendere fruibile uno di questi archeologici meno considerati, forse a Gela forse perché non si conosce, forse perché appunto non è mai aperto e mai visitabile Alla manifestazione di ieri hanno aderito il gruppo archeologico Geloi il Movi, la Casa del Volontariato, la Proloco Gela, Ship Lab, il Centro di Cultura e Spiritualità Salvatore Zuppardo l'associazione Calliope e la cooperativa Tu Come Me Come associazione abbiamo voluto esserci appunto per riportare, ri restaurare, riportare come si dice, pulire questo sito che altrimenti non era fruibile molto bene a causa delle erbacce, e della sporcizia. E continuano le iniziative inserite nel calendario La della Primavera dell'Arte, giunta la quarta edizione, promosse dal gruppo archeologico d'Italia Geloi Tischedion in collaborazione con altre associazioni presenti sul territorio. Sabato 21 maggio alle 21 alle Mura Timor-Lontè, chiusura con la Notte Europea dei Musei Le Mura di Notte. I rappresentanti sindacali del CONAPO, Sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco, chiedono al prefetto di Caltanissetta di farsi portavoce verso il governo del malessere dei Vigili del Fuoco dovuto al trattamento che ricevono dallo Stato. Rischiamo la vita come più degli appartenenti agli altri corpi dello Stato e siamo impegnati, si legge, nel pronto intervento operativo dal giorno dell'assunzione sino al giorno della pensione, un servizio usurante che non ha eguali nello Stato, eppure, dice Liborio Scudera, segretario provinciale del CONAPO, siamo il corpo meno retribuito e non abbiamo le tutele previdenziali degli altri corpi. Siamo veramente amareggiati dal disinteresse della politica nei nostri confronti. Cambiamo argomento: cala il sipario sul progetto Cuore realizzato dal liceo scientifico e linguistico Elio Vittorini di Gela. Oggi si è svolto un convegno nell'ambito del progetto Educazione alla Salute. Sentiamo. È un progetto in cui noi crediamo molto perché spesso gli studenti nella loro delicata fase eh, sono spesso attratti dal fast food senza conoscere le eh, controindicazioni di un'alimentazione che di fatto è scorretta. Tuttavia non, non è che noi vogliamo demonizzare su tutto sfondo questa alimentazione, ma se è proprio necessario mangiare, ogni tanto si può anche mangiare qualcosa di alternativo, ciò deve essere contemperato da una sana attività fisica. Quest'anno abbiamo avuto, intanto la nostra referente, la professoressa Scebba, si è diciamo, occupata della gestione pratica del progetto mentre il professore Fiorelli dell'analisi dei dati, perché abbiamo somministrato ai ragazzi un questionario che oggi eh, daremo diciamo, i risultati proprio di questo questionario e analizzandoli potranno scoprire cosa continuare a fare e cosa non fare. Con progetto Cuore abbiamo... Favorito appunto alcuni concetti di alimentazione, di prevenzione alla sana alimentazione e il riferimento anche all'uso corretto dei carboidrati, delle proteine, delle sostanze presenti alla tavola tutti i giorni per favorire appunto la salute, il concetto di salute e di prevenzione di malattie cardiovascolari. Ovviamente si è puntato anche sull'utilizzo della soia, tè verde, bacche di goji, tutte sostanze fitonutrienti che possono apportare grossi benefici all'organismo. Questo è stato uno, uno studio, appunto un progetto, un lavoro che è stato portato avanti per quattro anni al fine di educare i ragazzi più giovani e anche le famiglie e i genitori che possono contribuire a un benessere generale. Il prossimo convegno della rete siciliana dei comitati Pari Opportunità si svolgerà a Gela. e quanto deciso al termine dell'incontro che si è svolto a Marsala e a cui hanno partecipato il presidente del comitato Gelaese, Angelo Ricata, ed il suo vice, Patrizia Comandatore. Un'intera giornata dedicata al progetto che ha visto il comitato di Gela tra i primi a costituirsi sull'intera isola. Da poco si sono giunti anche quelli di Ragusa e Sciacca. Si tratta di organismi interni a quelli tradizionali dell'avvocatura destinati ad abbattere qualsiasi forma di svantaggio ai danni delle professioniste soprattutto davanti ai loro stessi colleghi uomini. Ed in conclusione della prima parte del nostro telegiornale vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera alle 21 con 10 domande 10. Nostro ospite è Natale Saluci, presidente dell'Associazione Orizzonte Gela. Le repliche sono previste alla mezzanotte e domenica prossima alle 18 ci fermiamo linea alla riguardo. Per la pubblicità. Seconda parte del telegiornale avrà inizio lunedì 23 maggio prossimo il corso SAB, ex REC, abilitante per la somministrazione di alimenti e bevande, autorizzato dalla Regione Sicilia, assessorato delle attività produttive. Sono ancora disponibili gli ultimi posti per accedere al corso per l'apertura di una nuova attività commerciale di tipo alimentare. Gli interessati possono rivolgersi alla segreteria della Confo Commercio Ascom di Gela dalla lunedì al venerdì dalle 9.30 alle. 12:30 e dalle 16 alle 19 c'è anche un recapito telefonico 0933 939718. E ora occupiamoci dell'iniziativa Scratch Day. Scratch Day all'Istituto Comprensivo Salvatore Quasimodo di Gela, un'opportunità per imparare a programmare, sviluppare la creatività e il pensiero computazionale, ma anche un'occasione per stare insieme e condividere idee. L'iniziativa è stata promossa in collaborazione con ShipLab nell'ambito delle iniziative promosse dalla scuola diretta da Maurizio Tedesco. I bambini tra i 7 e i 12 anni possono programmare con eh, semplici mattoncini, semplici puzzle, dei programmi, dei videogiochi, o addirittura un robot, così come abbiamo fatto noi qui eh, alla scuola Quasimodo. Scuola Quasimodo e Gela, eh, che sono tra i pochi in Sicilia a celebrare lo Scratch Day, quindi i bambini devono essere eh, molto entusiasti di quello che hanno fatto oggi. Oggi in pratica loro sono riusciti a programmare questo piccolo robottino e sono riusciti a farlo muovere in avanti, indietro, a destra, a sinistra, a farlo eh, suonare, a far accendere dei LED. Tutto questo serve ai, ai più piccoli ad avvicinarsi e al mondo della programmazione e al mondo dell'elettronica, che sono comunque eh, due eh, categorie eh, che eh, un domani possono sempre più immetterli all'interno del mondo del lavoro. E se questo lo riescono a fare già ad 11-12 anni, per loro il futuro è sicuramente prospero. Oggi a scuola abbiamo, fatto un, 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 un pro, abbiamo programmato un robot tramite un programma che si chiama Scratch. Per fare questo programma all'inizio è venuto un po' complicato, però poi man mano che lo facevo iniziavo a capire sempre meglio come funzionasse e in questo modo sono riuscito a, a fare anche un buon lavoro. Abbiamo fatto un esercizio tramite Scratch eh, che dovevamo fare un programma in modo che il robot prima di tutto si muovesse, poi in base ai numeri che scrivavamo sul telecomando doveva esserci una precisa luce e un preciso suono e poi il robot doveva camminare e quando camminava incontrava un ostacolo, dovevano attivarsi dei sensori che bloccavano il robot e fermavano i motori. È stata una festa in un anno ricco di coding, robotica educativa per un numero sempre crescente di studenti dell'istituto scolastico. È un'attività che abbiamo voluto promuovere. Eh, diciamo per coinvolgere i ragazzi eh, al termine dell'anno scolastico eh, in un momento anche per certi versi celebrativo di tutta quella che è l'attività che hanno svolto nel corso dell'anno scolastico perché non è un episodio diciamo isolato eh, ma scaturisce da un lavoro che hanno svolto eh, diciamo, eh, nelle varie classi della scuola secondaria di primo grado e che è stato un approccio un primo approccio verso per loro verso diciamo la programmazione che ha la finalità eh, di sviluppare il pensiero computazionale, cioè noi vorremmo che i ragazzi fossero non solo dei fruitori dei prodotti informatici, ma conoscessero bene quali sono i processi logico matematici che diciamo sovrintendono al funzionamento dei dispositivi che loro così bene utilizzano come nativi digitali. Sabato 21 maggio alle 18:30 nei locali della Libreria Mondadori di Via Marconi a Gela sarà presente Simona Loiacono, finalista del Premio Strega 2016, presenterà Le streghe di Lenza Vacche. Dal 22 al 29 maggio prossimi, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 21, nei locali dell'ex educatorio Regina Margherita di Gela si terrà la mostra d'arte a mani nude, l'arte nella cultura e nelle tradizioni contadine e artigianali gelesi. L'iniziativa è dell'Associazione Culturale SMAF presieduta da Gaetano Davide Arizzi. Fermarsi e ripartire per rilanciare l'attività del Consorzio Universitario. Stop and go, non solo il titolo del convegno organizzato dal Polo Civico, ma anche e soprattutto una riflessione per il rilancio della realtà universitaria nissena nella prospettiva del campus biomedico. Attorno al tavolo del Centro Culturale Polivalente Michele Abate, docenti universitari, rappresentanti dei cinquenti facenti parte del consorzio universitario, vale a dire il Comune, la Camera di Commercio, l'ex provincia regionale, il CEFPAS e gli assessori regionali al lavoro e alle politiche sociali e all'istruzione universitaria, Gianluca Miciche e Bruno Marziano, hanno affrontato un lungo dibattito su come rilanciare un ente che potrebbe rappresentare un vero e proprio volano per lo sviluppo socio. Economico della città. Non è così scontato il momento in cui le università stanno ripensando anche per nuovi vincoli e parametri ministeriali il decentramento. Noi riteniamo che per noi, come è stato negli ultimi anni, il decentramento è un arricchimento, un elemento fondamentale di, di quella capacità di mettere insieme. Le tre missioni, quella didattica, perché la presenza di una istituzione didattica nel territorio decentrato, nel territorio Nisseno è importante, la ricerca, perché questo polo ha la possibilità di lavorare per le sue specializzazioni, quella medica e quella ingegneristica, verso una direzione che preveda anche la ricerca, è un elemento importante per radicare l'università nel territorio, ma non dimenticando la grande occasione di stimolare la terza missione, cioè i rapporti dell'università col territorio. Allora, la nostra presenza universitaria, credo che debba andare nella direzione di rafforzare l'utilità dell'università a Caltanissetta, non soltanto per gli studenti e le loro famiglie, ma per la comunità più complessivamente, per il sistema produttivo, per il sistema economico, per il sistema culturale, anche non necessariamente universitario. È chiaro che avremo questo anno di transizione, perché... Eh, fino al mese di settembre i liberi consorsi non avranno una loro gestione di natura politica, ci sono i commissari. Il ritorno alla gestione dei liberi consorsi da parte della politica ci garantisce che non ci sarà un, un solo libero consorzio che deciderà di uscire per ragioni finanziarie dai consorsi universitari. Sabato 21 maggio alle 9 sarà proiettato al cinema Antidoto con ingresso libero il film La Storia di Loretta un'attreita speciale l'iniziativa promossa dall'associazione sportiva Orizzonte Gela preseduta da Natale Saluci, ha una valenza culturale e sociale vuole fare conoscere i valori di Special Olympics e invitare i gelesi a scendere in campo e a giocare la partita dell'integrazione per concretizzare azioni realmente inclusive riconoscendo e valorizzando le diversità. E sempre all'antidoto sabato 21 maggio ma alle 21 appuntamento col teatro sarà proposto infatti attenti a quei due con Emanuele Giammusso Guglielmo Greco e Lori Ardore. Vi ricordiamo che le proiezioni cinematografiche sono state sospese e riprenderanno a settembre. Abbiamo concluso anche per oggi, grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni.